Allora, siamo con il sindaco di Marsala. Parlare di antimafia è diventato ormai consuetudine, fino all'anno scorso era un po' scomodo, dobbiamo dire la verità. Che significato ha questa manifestazione di oggi con i toponimi delle strade del quartiere Sappusi che sono dedicati alle vittime delle stragi di Capaci e Via D'Amelio? Ma è un segno concreto del nostro impegno. Un impegno a conclusione del trentennale della ricorrenza delle stragi di mafia, credo che sia importante lasciare il segno, quasi un fatto storico, un intero quartiere con titolazione di piazza, diverse vie, 7-8 vie di questo quartiere, ma al di là del fatto simbolico diventa un'opportunità non solo per fare memoria, ma per spiegare la strategia, la visione, l'impegno della mia amministrazione nei quartieri popolari. Oggi a Sappusi non solo inaugureremo intitoleremo queste strade, ma riferiremo di tutti i risultati ottenuti, che non sono soltanto l'ordinaria amministrazione, la pulizia, il verde, il decoro, ma anche gli investimenti su fatti, diciamo, che da una vita non si è riusciti a superare. Mi riferisco alla scuola Radice, per la quale abbiamo avuto un finanziamento di demolizione e ricostruzione, mi riferisco al parco di Salinella, mi riferisco alle fognature che d'inverno rendono le strade impraticabili. Quindi devo dire che investimenti per 8 milioni di euro che non sono un fatto secondario e che adesso consentono, attraverso anche questa sorta di patto di collaborazione con la comunità di Sappusi, di avviare un percorso per prenderci cura di questo territorio insieme. Con le buone pratiche ci sono delle famiglie, delle signore che curano aiuole e spazi di questo quartiere. Questa credo che sia la cosa più importante. Democrazia partecipata, insomma. Noi non riusciremo mai a raggiungere dei risultati se non ci sentiamo tutti parte di una comunità. Ecco, oggi vogliamo avviare un percorso nuovo, soprattutto da questo punto di vista, facendo diventare questo un presidio di legalità, grazie alle forze dell'ordine, ai carabinieri che di recente hanno fatto importanti interventi in questo quartiere, in un'azione complementare. Ciascuno faccia la sua parte.